Siamo a Piozzo, il paese delle zucche. La Fiera della Zucca è nata un po' per scherzo, un po' per gioco, e poco per volta è cresciuta e è diventata una delle più importanti d'Italia. Si caratterizza proprio per il fatto che noi cerchiamo e coltiviamo tutte le varietà di zucche che riusciamo a trovare. Quindi abbiamo una mostra con oltre 600 varietà, quest'anno siamo arrivati a 620 varietà. Qui abbiamo alcune delle oltre 600 varietà che noi coltiviamo qui a Piozzo, varietà che vengono da tutte le parti del mondo, come questa qua, è un'antica varietà francese, ha questa buccia molto particolare. Poi abbiamo varietà americane, ce ne sono tantissime, come questa per esempio, che ha forma di banana, la zucca cerosa, che viene coltivata in India, le zucche che servono per fare contenitori, utensili, strumenti musicali, boe. Questa è la spugna, una pianta annuale, il nome scientifico Luffa cilindrica, vedete i frutti, che poi diventeranno delle spugne naturali, una spugna totalmente riciclabile. L'importanza della zucca in questo territorio si è fatta di anno in anno sempre più forte e infatti la zucca è entrata nelle case di tutti. Questo ricettario ideato dalla Proloco di Piozzo è un ricettario con moltissime ricette casalinghe che vanno dall'antipasto al dolce, sono tutte ricette a base di zucca. Abbiamo la violina, abbiamo la delica e con tutte queste zucche sono possibili diverse preparazioni. Ad esempio, con la zucca Piozzo è perfetta per fare i risotti, la zucca Hokkaido la possiamo utilizzare utilizzando anche la buccia, ad esempio in forno con un po' di spezie, un po' di aromi, è veramente perfetta e ovviamente anche per fare le minestre. E invece questa, la violina, è buona per i dolci, per marmellate, come vedete anche qui ci sono delle marmellate fatte con la zucca violina, e per i muffin alla zucca e ricotta. Stiamo preparando un classico risotto alla zucca con la zucca di Piozzo, la nostra zucca tipica. Abbiamo fatto un soffritto, abbiamo aggiunto la zucca tagliata a dadini e sfumato con un po' di vino bianco, poi tostato il riso e bagnato col brodo di verdura.